Ciao ragazzi, sono Crax, bentornati al canale e siamo tornati finalmente su Clash Royale. Come promesso, quest'oggi insieme a Gigi. Ciao ragazzi, un salutone da Gigi. Lo sapete benissimo, nel video di Tortello ve l'ho promesso. Quest'oggi andremo a giocare insieme la challenge 2v2 touchdown. Sono esattamente a 7 vittorie con una sconfitta. Quindi Gigi, dobbiamo spaccarli tutti e arrivare a 9. Dobbiamo vincerle per forza, eh sì. Dobbiamo prendere quelle 20.000 monete che possono farmi comodo quando andrò ad uppare i domatori a livello 11. Quanto ti manca per il domatore a livello 11? Mancano esattamente 215 carte. Ci sono 180. Quasi 180. No Gigi, non è giusto, dai. No, mi fai rosicare così. 3 giorni di fila che mi è capitato nello shop. Ma è impossibile. Cioè io ti giuro, no, penso sia una settimana che non trovo niente, neanche una carta del mio mazzo. Ma guardate lo shop adesso, che schifo. Drago infernale, draghetto, niente di niente. Spero di trovarlo presto, così diciamo un bel boost di 10-20 carte ci sta. Eh sì. Detto questo, per altri video insieme a Gigi, ragazzoli, mi raccomando un big like di supporto. Quanti ne devono lasciare? Che ultimamente allora, Clash Royale non viaggia. Clash Royale sta calando. Però le ultime sfide della sfida touchdown 2v2 abbiamo fatto insieme, sia sul mio che sul tuo canale, sono andate... Cioè, in realtà non sono andate benissimo, però sono stati 2 video secondo me divertentissimi. Cioè, le battaglie più epiche di sempre, lo show più totale. Incredibile, quindi secondo me, pure se adesso è difficile come sta andando, almeno 10.000 like li dobbiamo raggiungere. Ma per forza ragazzuoli, per forza. Subito da ora, un bel like qui sotto, grazie a tutti per il supporto. Dono questi sgherri e ragazzuoli, per poter andare avanti nella sfida dobbiamo aprire un bel baule magico, che è quello delle 7 vittorie. Lo vado ad aprire e troverò sicuramente una leggendaria, Gigi, insieme a te. 1200 di oro. Due macchine volanti, già vedo tutte le rare, sicuramente non ci sarà niente. Il barile d'ossa, adesso esce da tutte sempre, le casse. Sempre. Da tutte le casse. Prima erano maledettissimi pipistrelli, adesso il barile d'ossa. Non ci posso credere. Goblin lancieri, 20 mega sgherri e c'è la leggendaria davvero. Mi sento male. L'hai chiamata, va bene, la sei non chiamata. Ci credo, ma veramente? Le sto trovando dappertutto, non so quante ne ho tutte in no gemming. Vado a girare, ti prego, il gran cavaliere, così posso portarla a livello 2. Vediamo, inizia a girare tutto, come iniziare al top un video ed esce esattamente la Sparky. No. È fortissima, nelle touchdown è fortissima. Poi dopo l'aggiornamento capirai. Non ci faccio niente. Comunque, inaspettata, la leggendaria ci stava la grande. Bellissima questa ricompensa delle 7 vittorie nella sfida. Oh, fermi, ho collezionato pure 500 carte. Beh, la prendiamo dopo. Sei pronto, Gigi? Vai, prontissimo. Che faccio? Subito. La mando io, che come l'altra volta vero, portavo bene. Vero. Ecco, mi dice 5 giocatori online ma non vedo nessuno. Solidi problemi di sincronizzazione degli account. Quindi nel frattempo io dono anche un baby drago, 500 monete. Ti vedo. Ci sei? Olè, ci siamo. Vedo solo te, non ho capito perché, però va bene. Top, è anche arrivata. La startiamo e si vola, ragazzoli, si vola. Ok. Vediamo, non abbiamo neanche un tank, quindi avranno scelto tutto loro. Io c'ho gigante royale. Hanno preso sicuramente il golem, io una mongol fiera e metteremo destra o sinistra? Sinistra, metti la sinistra che ha messo l'arco X. Vai, proviamo a fare qualcosa di interessante, tipo così con uno stregoncino dietro. Combo gigante con lo stregone. Però non ho la zap. E hanno anche il bocciatore. Ai. E io ho una mano del cavolo perché non so cosa giocare da dietro. È tosta, è veramente molto tosta. Metto io un boscaiolo lì per quelli, ma più che altro perché mi stavo riempiendo di elisir. Serve qualcosa per il draghetto, perché quello sicuramente farà un male. Il batter ram, ecco che cosa avevano. Fortuna la Valk. La Valk ci aiuta non poco, ma... mamma mia ragazzi, ce l'ha fatta. No. Tornata in estremis. Com'è incredibile con Rivalk. Attenzione pure a destra. E io non ce la faccio lì. Mamma mia. Con il mago. No, ce l'ha fatta. No, ce l'ha fatto. Non è giusto. Bruttissima partenza. Niente. Comunque ce l'ho anch'io lo stregone. Che ci facciamo con due stregoni? È brutta questa. Però hanno scelto tutto loro. Non è giusto. Si sono prese tutte le carte migliori. Io c'ho gigante royale gigante. Ma che ci faccio? C'ho veramente delle carte bruttissime. Principessina così. Che aiuta sempre da dietro. Interessante. No dai, cioè non ci posso credere. Si è preso un hit, ma seriamente? Sì, dagli spiritelli gli è sfuggito. Come ha fatto non lo so. È sempre così. Cioè gli spiritelli sono una cosa bellissima contro la principessa. La veleno bella, quella interessante. E beh, il gigante anche, royale, se no comunque... io mi riempio sempre. Non so mai cosa giocare. Cioè ho veramente delle carte oscene. Aspetta, ci metto io il boscaiolo per forza. Qui vado di frecce. Vai, almeno puliamo tutto. Bello il maghetto. Vai maghetto, buttaci giù il bocciatore. E anche il cannone a rotelle fa tanti
danni. La Valk è comoda, ma siamo troppo, troppo in svantaggio per quanto riguarda le carte. Infatti, aspetta, qua metto una torre inferno io. Ottima, 53 secondi, ci basta fare un touchdown veloce, veloce. Cioè, aspetta la partita con la bandit della... Io ho messo un gigante. Bravo. Perfetto. E possiamo ripartire adesso. Adesso per dobbiamo andare a torre, io provo la mongolfiera, non l'ho mai messa. Vai. Non è che sia una cosa buona, ma ho la tornado. E con la tornado... No. L'ha mancata, non è che l'abbia messa. No, impossibile. Aspetta, qua ci penso io col gigante. Ma hanno scelto tutto loro. Tutto cioè... loro, ottime scelte per loro. Quindi adesso dobbiamo fare due vittorie consecutive. Sarà impossibile. Sarà una cosa difficilissima da fare. Impossibile, ma ce la possiamo fare. Se ci impegniamo come la scorsa volta, ce la possiamo fare. Niente, 6 secondi, ci hanno devastato. Ci hanno devastato, sì. Tanta roba. Male. Ne facciamo subito un'altra. La mando io. Vai, mandala tu questa volta. Provo io. Dai, fateci scegliere il Buzzer Ram. Ci serve il Buzzer Ram. La riete è fondamentale. Anche il golem. Non sarebbe male. Abbiamo una riete, ragazzi. Ma io comunque non ho scelto nessun tank. Quindi sono in balia del mio avversario. E che cosa mi avrà dato? Ti prego. Va bene. Un'altra volta la mongolfiera. Non ci credo. Io vedo un arco X da me. Non ci credo. Piazzalo subito. Io qua metto gli arcieri. No, purtroppo non ce l'ho in mano. Ah, ok. Però lo metto qui così. Top, ottimo, facciamo fuori subito gli arcieretti. Io proverei a partire dato che lui ha sprecato gli sgherri. Sì, è vero. Io considero, se vuoi metto una princess dietro, se no ho una veleno. Prova la veleno così la indeboli. Bella la veleno adesso, cosa. È perfetta. La veleno adesso è perfetta, dai Gigi che... torre bombarda. E poi la torre bombardiera c'ha pure tanta vita. Bella mossa hanno fatto, ma va bene comunque. Non è male, non è male. Qui metto una lapide giusto per distrarre. La bomba deve far fuori la witch, l'ha fatta fuori. Ottimo, e l'arco X... ci aiuta abbastanza. Via. Sì. La macchina di Leonardo viene verso di noi a sinistra. Ci metto gli arcieretti. Così. Sì. Easy peasy. Ovviamente hanno il tronco, ma sono dettagli. Proverei a ripartire, con gli arcieretti. Io vado con che cosa vado? Destra o sinistra? Destra. E invece... con la riete. Vai. Proviamo a fare un push ora. Ma no. Mi serve la fulmine. No. Abbiamo fatto una pollata. Vabbè, almeno qui se rimangono i barbari qualcosa. Spero facciano. No. E attenzione pure al gigante dall'altra parte. Vai col mini becca. Mini becca qui, ma più che altro è che mi sto riempiendo. Faccio fuori tutto io con una fulmine. Ok. Adesso è un problemone. Allora, è davvero un problema. Aspetta, io c'ho lo stregone elettrico. No, quello sgherro. No. Serve qualcosa, Gigi. No, la princess mi si sta ricaricando. Aspetta. Ok, ho messo i goblin lancieri. Mamma mia, in estremis. 1:13 per riprenderla. Ce la possiamo fare, Gigi, ce la possiamo fare. Che partite tese. Dai, almeno giochiamoci l'ultima. Tu qui c'hai qualcosa? Sì, c'ho gli arcieri, anche se la macchina aspetta, va... Aspetta, metto una Valchiria qui per tankare. Veramente però... fortissima. E, questo... No, un grande problema, un grandissimo problema. No, c'hanno il golem, come lo fermiamo? Ma com'è possibile? Cioè, non è possibile questo... Ma sempre a loro gli fanno scegliere le carte più interessanti. Ma perché... Sì, golem e witch di lama. No, vabbè, incredibile. Che gli raccontiamo, mo? Incredibile. Non possiamo fare niente, abbiamo perso. No, ma guardate che push di là. Fine the game. Non gli raccontiamo niente. Fine the game. Abbiamo trovato una leggendaria, ma abbiamo perso. Addirittura all'altra parte ci hanno fatto il touchdown. Che io avevo messo dei barbari in più perché dico, fermiamo quel bocciatore. Ci hanno massacrati male. Che brutte scelte. No, non ci voglio credere. Ma nemmeno a dire, sai, ne abbiamo vinta una, le altre due le abbiamo perse. No, neanche. Cioè io a 7-3, il gioco è scriptatissimo. Che schifo. Da 7-1 era impossibile arrivare a 7-3. È incredibile il fatto che in due partite abbiamo scelto solamente un tank. Ovvero io col gigante o la riete. Solo quello. Vero, solo quello. A me per due volte mi hanno dato o veleno o razzo, che secondo me sono due degli incantesimi più inutili, no? La veleno è buona, però essendo statica non è che ti cambia la vita. Sono meglio le frecce. Vabbè, ci aspetta un altro chest opening al volo. Del baule da 7 vittorie e qualche bauletto un po' così, tipo un baule argentato. Quanto è grande il baule da 7 vittorie? Lo sai che non lo so vedere, eh? Vado con il baule argentato. Chissà se troviamo un'altra legge. Oh, tre opzioni. No, mi sento male. Madonna. Mi sento male, la epica. Vabbè, l'epica nel baule argentato. Non esce mai, però è uscita. Qui ci prendiamo la ricompensa delle 500 carte. 500 magari, 50 cannoni. Carino e coccoloso. Baule omaggio, 97 di oro. Tre opzioni, quindi forse un'altra epica. C'è la epica e un'altra epica ancora. Ma due epiche, vabbè, vedi. Ma com'è possibile? Devo cambiare la sfida, la devo togliere. Perché che epica ti ha dato? Due. Mi ha dato, non me la ricordo più.
Vabbè, ti giuro, evidentemente non ti serviva uomo. No, non era niente di incredibile. Rimane solamente il baule da 7 vittorie. Vai. E se troviamo un'altra leggendaria, almeno sperando che ci dia una gioia. L'andiamo ad aprire, dai, qualcosa interessante. 1900 di oro che fanno comodo. Sarebbero stati meglio 20.000 monedozzi alla fine, ma io non ci credo. Uno skip, una freccia. Una freccia, no. Io una sti freccia. Bauli non li capisco. Io sti bauli non li capisco. 10 scheletrini, sicuramente ora dà anche i barili. Guardate, ecco qua i barili. No, ha dato la gank dei goblin. E un'altra epica ancora, il golem. Ci ha beffato, non ce l'ha dato prima il golem, te l'ha dato a te adesso nel chest opening. Non male, dai. Tutti i bauli, almeno una epica. E abbiamo trovato anche la leggendaria, sono contento. Sì. E niente, ragazzuoli, purtroppo la sfida touchdown questa volta non l'abbiamo completata. Sto rosicando un sacco, davvero tantissimo. Ringrazio di cuore Gigi per la presenza. Ovviamente voi commentini qui sotto, insultateci perché abbiamo fatto pietà, anche se non eravamo in grado di riuscire a distruggere i nostri avversari con quelle carte. Ma più che altro non eravamo in grado di attaccare proprio, cioè niente. Come facevamo? Non c'avevamo carte per attaccare. Vi ricordo un like se volete altri video insieme a Gigi. Noi ci vediamo al prossimo episodio, che sarà sicuramente martedì Clash of Clans, mercoledì Clash Royale. Un saluto a Grax, un abbraccione e un saluto a Gigi ovviamente. Ciao raga. Ciao ragazzi.